Perfetto. Una bellissima giornata non solo per Cucurano e Carrara, ma per tutta la città di Fano. Con queste parole è stata inaugurata, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, la nuova scuola primaria di Cucurano. La struttura di via Dubček comprende anche una nuova palestra e ospiterà circa 200 studenti. È stata allestita con i nuovi arredi scolastici, banche, sedi, armadietti, laboratori e tecnologie ordinati ed acquistati dal Comune di Fano per un importo di 200.000 euro. Oltre ad alunni, insegnanti e personale scolastico sono intervenuti all'inaugurazione il sindaco Massimo Seri, la dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni, Sua Eccellenza il Vescovo Armando Trasarti ed anche l'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin, che hanno poi tagliato il nastro per l'inaugurazione del nuovo complesso scolastico fanese, che ha visto un investimento di circa 5 milioni di euro da parte del Comune. Oggi è una bella giornata, abbiamo inaugurato questa nuova scuola elementare e quando si inaugura qualcosa è sempre un momento bello, significa che si progredisce, ma in questo caso abbiamo realizzato una scuola veramente all'avanguardia, moderna, con tutte le nuove infrastrutture, le nuove tecnologie, sensibile alle tematiche dell'ambiente, ma soprattutto spazi adeguati per i bambini e le bambine, con accessi ai giardini, con spazi luminosi, veramente una gran bella scuola. È solo la prima tappa, perché adesso prossimo anno avvieremo anche il processo per l'altro plesso, quello del polo dell'infanzia, perché si aggiungerà anche una sezione del nido, scuola dell'infanzia e cucine. Quindi oggi è una bella giornata e anche un bel modo per iniziare il nuovo anno scolastico. Credo sia davvero un privilegio essere qui oggi a ricevere un dono inestimabile come una nuova scuola e a raccogliere i frutti di quello che è un lavoro corale, un progetto che da sogno che era diventa realtà. È una grande occasione per rinascere e per far sì che questo territorio possa trovare l'opportunità proprio nello sguardo dei bambini, nel loro desiderio, nell'ottimismo di cambiare, di ritrovare fiducia nel futuro, loro che il futuro lo rappresentano e che faranno di questa scuola davvero un'opportunità di crescita per tutta la comunità. Un augurio particolare lo porgo ai nostri alunni, a tutti i genitori e agli insegnanti, affinché possano cogliere il senso profondo, il valore di questa opportunità per riscoprire una rinnovata fiducia nel futuro di questi ragazzi e per dare a tutti la possibilità di realizzare se stessi e la loro umanità. Questa scuola ospiterà 10 classi, complessivamente quindi circa 170 alunni e davvero con tutte le tecnologie che ci sono potrà veramente costituire un trampolino per il futuro di queste nuove generazioni. Di certo, insomma, è una garanzia di una grande opportunità.